Ciao, ciao a tutti i parrucchierandi, cari colleghi ciao. delle bellezze. Qui siamo oggi con Ernesto Ciampino, un stilista di fama internazionale che ha i saloni di Torino, un'academy super galattica e super top. È qui con noi per condividere un po', soprattutto per, è una puntata dedicata ai giovani, questa puntata, perché sentiremo attraverso i suoi percorsi cosa ha vissuto, come l'ha vissuto questa professione per arrivare al successo che lui ha oggi. Allora, Ernesto, ciao, come Ciao, stai? ciao a tutti ragazzi, grazie mille Thomas, vi ringrazio tantissimo dell'invito, ne sono veramente contento e fiero e faccio un saluto a tutte le persone che ci seguono. Fantastico. Allora, raccontaci un po', perché tu hai una storia un po' particolare, le tue origini, come ti sei iniziato questo lavoro. Racconti ai ragazzi un po' quello che hai vissuto. Guarda, è interessante, la racconto in modo molto breve, senza essere prolisso, ma è stato come realizzare un sogno. Io ho iniziato a fare questo lavoro che avevo 14 anni, quindi quando arrivi da una famiglia che le condizioni economiche sono veramente molto basse, quando lavora solo il papà, e quindi ti cerchi di capire un attimino cosa devi fare. Quindi ho iniziato a fare questo lavoro per caso, finita la terza media, ho iniziato a lavorare in questo negozio. E finito il periodo estivo, mio papà mi dice: adesso è ora che ti iscrivi a scuola perché io devo fare informatica, ho tutto un percorso da seguire. E io di qua Certo. dico: no, io continuo a fare questo lavoro perché con questo lavoro io mi aprirò un negozio, comprerò la casa, io da questa situazione ne uscirò fuori vittorioso perché questo lavoro mi piace da morire. E E così. come erano i tuoi genitori quando hai proprio comunicato la scelta di andare verso la bellezza, di essere un parrucchiere? Allora, mia mamma è stata carinissima perché mi guardava come se fossi un povero bambino impazzito che diceva come se questi sogni si potessero sgretolare. Dice: ma guarda che sognatore, speriamo che non prenda questa grande cantonata nel rimanere deluso nel dover aprire il negozio, fare casa, uscire da questa situazione così un pochino più povera, perché comunque sì, eravamo una famiglia molto povera, quindi quello sicuramente. E da lì, invece, io ho iniziato a fare questo lavoro e quindi a tutti i giovani, racconto questa piccola, storia che sembra quasi una piccola favola, ma è quanto uno deve avere le idee chiare, essere veramente caparbio e capire dove vuole arrivare e dove devi andare. Questa è una cosa importante. Quindi ho iniziato a fare questo lavoro direttamente in negozio perché non c'era la possibilità di pagare una scuola, di andare e quindi. Fatto proprio come si faceva allora, no? Quindi iniziavi a lavorare. Ho avuto la fortuna di iniziare a fare già le prime pedane come apprendista, come assistente per tutto quello che era il mondo colore, che avevo 15 anni. Il percorso poi è cresciuto velocemente perché a 19 anni sono riuscito ad aprire il negozio. Quindi diciamo ho aperto il negozio, a 21 eravamo già a lavorare in 7 persone, quindi eravamo già un negozio dove si è fatta una crescita veramente rapida, veloce. Ho iniziato a lavorare a 21 anni con delle aziende multinazionali, quindi ho iniziato a fare show, grandi eventi con 1500 persone, 3000 persone su tutta la parte del Belgio, Spagna, Portogallo, ho lavorato in Malesia, Hong Kong, New York, ho lavorato Grazie. ovunque e in un sacco di posti, con personaggi poi anche noti, perché tante volte c'erano delle sfilate dove ti capitava di avere chi ti presentava il personaggio dello spettacolo, perché è capitato con Ricky Martin, sono capitate delle cose veramente carine e molto belle, dove mi hanno regalato sempre un sacco di energia e un sacco di soddisfazione. Quindi quello è tutto è portato dal fatto che ogni qualvolta c'era un corso, io mi ci infilavo sempre dentro. È importante. È importante. Tante volte io vedo i ragazzi giovani adesso che hanno la condizione di dire: ma questo corso l'ho già fatto, questo corso non so se è fatto bene. Io dico sempre: andate, muovetevi, guardate quello che c'è da guardare, perché se quello che avete fatto già lo sapete, è una conferma che state facendo le cose giuste. È Se bravo. è una cosa
che non condividete, sapete perlomeno bilanciare con equità quello che è giusto, quello che più si avvicina a quello che è poi te stesso. Perché io dico sempre che siamo come i cantanti, no? Noi suoniamo una musica, suoniamo una canzone e ognuno di noi ha i propri fan, no? Che sono poi le clienti che ci seguono in quello che facciamo. E questa è una cosa positiva. Da lì ho aperto poi, abbiamo aperto un negozio dove ci siamo spediti, siamo arrivati poi quindi al piccolo negozio, al piccolo salone. Poi è stato fatto il grande salone, perché adesso siamo in una struttura di quasi 650 metri quadri, con un'accademia di altri 700 metri quadri dove si fa la formazione. E ho seguito parecchie situazioni nel mondo dello spettacolo, programmi Esatto, sei stato in quindi con TV, eccetera, con tutti i personaggi italiani. sì, sono tanti personaggi che seguiamo. Noi sono state tante soddisfazioni. Questo lavoro a me ha regalato veramente tantissima soddisfazione. Il mondo della formazione è quella cosa dove tendo a precisare, perché a volte uno pensa, le prime volte che mi proposero, per essere proprio chiari, vai a fare un corso, vai a fare uno show, vai a fare una sfilata. Io mi guardavo e dicevo: ma io che cosa ho da insegnare, da trasmettere, ma che cosa ho da spiegare a queste persone? Pensavo di dire: magari non, posso anche non essere interessante. E da lì è stato il primo debutto dove invece si è rivelato veramente bello, interessante, ma la cosa più bella che ho scoperto è quanto è piacevole traghettare delle informazioni, ma quanto, mentre tu traghetti delle informazioni, quanto tu impari da chi impara. Perché Bravo, questo è sembra un vero. senso, ma hai l'opportunità veramente di imparare tantissimo. Perché magari mentre c'è il ragazzo o la ragazza che deve fare un lavoro e quindi non ne ha la competenza perché le sta acquisendo, ti ritrovi che devi assolutamente fargli capire qual è il concetto. E nei loro errori prendi ancora più padronanza e consapevolezza di quello che tu stai facendo in modo giusto e corretto. E quindi se tante persone a volte mi ringraziano per l'energia, la carica che si trasmette, che si fa nei corsi, io invece ringrazio tutti loro, tutte le persone che ho sempre seguito, perché mi hanno sempre restituito tanto ed è una bella cosa. Fantastico. Senti, parlaci un pochettino sulle prime cose per essere un successo nel salone di oggi, diverso di magari anni fa. Cosa sono i tuoi consigli per quello che riguarda il sviluppo delle clientele, no? Per attirare le persone verso di te come personaggio, come artista, Ok, come allora. professionista, e come puoi ottenerle, come tenerle, no? Come tenerle fidelle. Cosa sono nella vostra salone di successo, eccetera? Cosa sono le ABC riguardante ai clienti che si può utilizzare anche poi? Allora, sembra una domanda semplice, una sola, invece è una domanda dove c'è veramente tanto da dire su quello che mi stai chiedendo, Thomas. Allora, partiamo dal presupposto che a oggi alle clienti, ma sia nel nostro settore, ma in tutti i settori, facendo una corretta analisi, dobbiamo far vivere un'esperienza. Cioè, è come quando vai a mangiare nel ristorante, devi vivere un'esperienza, non racconti più che hai mangiato bene. Quello è scontato che tu abbia mangiato bene, ma tu quello che racconti è che sei stato in un posto wow, sei stato in un posto fighissimo, in un posto bello. Quella è l'ultima cosa. Quindi il tagliare i capelli e fare bene il colore è una cosa che oramai deve essere scontato, che quando vai in un centro devi essere bravo a fare. Magari. Devi essere bravo a fare un colore, ma quello che devi far vivere alla tua cliente è un'esperienza. Un'esperienza che deve diversificarti come servizio, far capire qual è la tua filosofia all'interno della tua struttura. E soprattutto avere le competenze e la conoscenza. Uno dei tasselli e dei cavalli che noi stiamo cavalcando in questo momento è la parte della tricologia, la parte del capello, perché di tricologia abbiamo sempre più cuti che hanno delle grosse problematiche e che tante volte non vengono riconosciuti, perché la tricologia che fino a ieri ci è stata trasmessa era una tricologia molto basica, una tricologia era minimal, mentre invece a oggi il futuro del parrucchiere per me deve essere veramente diventare il medico del capello.
il saper riconoscere Bello proprio di te, certo. il sebo o la forfar, ma saper riconoscere quello che è una tricodinia, quello che sono le varie differenze tra di alopece, riconoscere dove abbiamo il perché cadono i capelli, sono tante le questioni da poter vedere. E lì tu diventi un professionista dando anche i giusti rimedi, che non è solo il cofanetto della fiala che devi utilizzare a casa, ma è dare un cofanetto proprio che parte dall'alimentazione, dagli integratori che devono prendere via orale. Cioè è proprio creare un format di cura da seguirli proprio da capo a piede. Capire anche quando parli col cliente quali sono le problematiche e anche carenze che hanno a livello di ferritina, qualsiasi altra cosa. E quindi essere veramente molto mirati e molto professionisti in quello che è. E che è al di là di quello che fa solitamente il parrucchiere. So, qui sento molto questo che noi proclamiamo sempre, è una visione molto più olistica. Sì, ma è proprio, oltre che olistica, è proprio una conoscenza, nel senso che tante volte ci ritroviamo la cliente che ci fa delle domande, come la domanda che ci dice mi fa male la cute. E noi diciamo, cioè, la maggior parte delle volte gli viene risposto, ah sì, perché sei stressato. Non è perché sei stressato, perché lo stress ce l'abbiamo tutti, è perché Abbiamo tutti stress, siamo tutti nel mondo di stress. è un problema di tricodinia, e quindi quando gli spieghi che cos'è la tricodinia e vai nel dettaglio, riesci a catturare immediatamente l'attenzione di questa cliente. Dice, wow, questo è un professionista, cioè non me l'ha detto neanche il mio medico che cos'è una tricodinia. Oppure quando perdono i capelli le donne incinte, capire perché perdono i capelli le donne incinte, dargli la spiegazione, il perché durante la gravidanza non producevano il testosterone e quindi producendo solo progesterone, nel momento che finisce la gravidanza prende l'attività del testosterone e da lì c'è questo telogene fluvio fluente. Sono quelle domande che quando la cliente te le fa, se noi siamo in grado di rispondere in modo eloquente, in modo professionale, facciamo un'altra figura che non è quell'etichetta che dicevamo prima del parrucchiere, che faccio il parrucchiere perché non ho avuto voglia di studiare. No, Bravo, bravo. oggi quando noi iniziamo un corso dei nostri ragazzi, la prima cosa che spieghiamo è: ragazzi, a oggi il parrucchiere deve studiare tanto. Perché solo se sei preparato, se hai la conoscenza, hai la padronanza per gestire qualsiasi situazione ti capita sotto mano. Esatto. Questo è importante perché se, la conoscenza di sapere dà libertà, crea libertà. Ti crea libertà, ma ti dà padronanza, ti dà la sicurezza. A volte, guardi, è capitato, racconto un piccolo aneddoto che è capitato quest'estate. Una cliente arriva e mi dice: mi dai un cofanetto, una fiala anticaduta perché sto perdendo un sacco di capelli. Io guardo la cute e gli dico: guarda, non ti posso dare nessuna fiala anticaduta perché quello che hai tu è un lichen. E lei mi dice: no, 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 guarda che questa cosa, perché aveva una papula sul collo, mi dice: no, no, questa cosa è un eritema solare, me l'ha detto il medico, me l'ha detto il dermatologo la settimana scorsa. E io allora, convinto di quello che dicevo, gli dico: no, questo è un lichen planus, cioè assolutamente è una dermatite cicatriziale che se io ci metto una fiala anticaduta è come buttare dell'alcol sopra un incendio. Quindi peggioriamo la situazione. E quindi gli ho spiegato tutto quello che doveva fare. Sapete qual è la soddisfazione più grande? È che questa cliente è andata dal medico dicendo che il mio parrucchiere mi ha detto questo, perché poi gli ho controllato le gengive, abbiamo guardato dei particolari, dei dettagli che vanno a manifestare, che si manifesta con questo lichen, e è arrivata con la cartella, con tutti gli esami fatti, mi dice: il mio medico ti fa i complimenti. Bello questo. Quando arrivi al livello che hai poi un medico che dice ti fa i complimenti perché hai fatto una diagnosi corretta di quello che era un'anomalia cutanea e magari era passata inosservata, la cliente non ti abbandona più. Questo è, tornando al discorso che tu mi dicevi prima, fidelizzare. Questo è un altro modo per fidelizzare i clienti, perché se hai la conoscenza riesci a gestire anche queste situazioni.
Beh, fantastico. Questa è una storia che Ah, sì. dobbiamo. Questo è bellissimo. Allora, voi avete quanto nello staff? Quanti ragazzi lavorano nel salone? Allora, nel nostro salone siamo in 25, compreso la parte parrucchieri, estetica e reception. E poi invece nell'accademia abbiamo tre persone che sono fisse sulla parte dell'accoglienza, un responsabile commerciale e poi abbiamo tutti i vari docenti che lavorano per i vari corsi perché lavoriamo sia a livello itinerante che invece direttamente in struttura in accademia con Nella formazioni. gestione di 25 persone, Ernesto, cosa sono per te le punte chiave a tenere questa orchestra che si suonano in armonia? Allora, la cosa importante è cercare di stimolarli sempre, questi ragazzi, è una delle cose fondamentali. Assegnare a loro un ruolo di reparto su quello che devono gestire, quindi di responsabilizzarli, che è una cosa importante. E poi la cosa importante, che è quella che a volte sembra, è la più complicata, è selezionare le persone giuste. Perché il selezionare le persone giuste che abbiano voglia di seguire, perché fare questo lavoro a questo livello implica che tante volte devi sacrificare delle domeniche, devi sacrificare del tempo libero, che però è quello che ti permette di poter immagazzinare, di poter fare accrescere quello che è la tua conoscenza, la tua preparazione artistica e non. E quindi per avere una visione a 360 gradi di quello che è il nostro lavoro. Una delle cose che è importante è la parte del marketing. A oggi, sempre, che tu abbia un negozio di 10 metri quadri o tu abbia un negozio di 1000 metri quadri, non puoi più scegliere se essere imprenditore o essere artigiano. Tu a oggi devi essere imprenditore in tutte e due le situazioni. Non puoi non. Spiegaci, come, in che sfumatura. Nel senso che a oggi, una volta si acquistava, partiamo dalle cose più basilari, si acquistava, era una questione così, di simpatia, del rappresentante di pancia, perché questo, quindi compravi più cose. A oggi, quando uno acquista, un parrucchiere acquista, deve acquistare con una strategia, deve acquistare già sapendo che questo ordine, questo acquisto, quanto mi può produrre e in quanto tempo lo devo smaltire. Ed è tutta una programmazione che si fa in base ai servizi che devono essere venduti e l'organizzazione che ti metti in piedi con il tuo staff e con i tuoi ragazzi. Quindi questo è fondamentale ed è importante. Cioè non ci possiamo più permettere di improvvisarci in tutte le situazioni. Ci sono dei metodi dove decidi a gennaio che cosa vuoi incassare entro dicembre. Sì. Quindi è quello il metodo giusto e corretto da mettere in piedi. Allora, aiutaci a noi artisti, no? Perché poi siamo anime sensibili, siamo empatici, siamo artisti e poi del concetto di numeri, dei concetti di gestione, del concetto di essere manager imprenditoriale a volte, no? C'è questo rifiuto. Come ti sei riuscita a superare e comunque rimanere artista? Perché sei un grande artista. La parte artistica è quella che più mi piace assolutamente. È quello di fare dei corsi di preparazione e poi dove ci sono tante situazioni dove noi non abbiamo delle competenze. Allora, dove hai delle competenze che puoi acquisire, cerchi di acquisirle cercando la giusta formazione. Ma dove hai delle competenze che non hai le attitudini per poterle sviluppare, perché purtroppo ci sono delle situazioni dove tante volte siamo anche tanto artisti e ci sono delle attitudini che diventa difficili doverle sviluppare e tante volte c'è anche un rifiuto di volerle sviluppare. E quindi è investire nel affiancare delle persone che possano seguirti determinati reparti e possono aiutarti nel darti una mano a illuminare questo tragitto, questo percorso che vogliamo fare per arrivare alla meta. Quello che è importante è capire dove vogliamo andare. Esatto, Dove vogliamo obiettivi. andare, riusciamo a capire da chi farci aiutare e da chi essere supportati. Quella è una cosa veramente fondamentale.
Esatto. Allora, come ti sei riuscito? Secondo me questa sarà una cosa importante. Allora, come hai detto, hai cominciato con un salone piccolo e poi sei riuscito di arrivare a questo metratura con 25 lavoranti, eccetera. Fare questa transizione di crescita, no? Hai dovuto prendere dentro anche persone manager che gestiscono l'attività per aiutarti, perché non puoi essere ovunque per tutto a fare tutto. Aiutaci a capire come ti sei evoluto e come sei riuscito a trovare queste persone per affiancarti. Allora, diciamo che una delle cose più importanti è non essere radicati alle abitudini. Quella è una delle cose più importanti per poter crescere, perché tante volte non cresciamo, non riusciamo a crescere perché siamo radicati in dei concetti, in delle abitudini dove pensiamo che da quella sfera di comfort noi non ci possiamo spostare. Bravo. E quindi la problematica diventa quella, cioè e per poter crescere dal piccolo negozio al grande negozio sono stati fatti tanti cambiamenti e prese tante decisioni, decisioni dove bisogna avere le idee ben chiare che sicuramente fai dei cambi di clientela perché comunque sia nel percorso che si va a fare cosa succede? Che ti ingrandisci, aumentano le persone, cambia la tipologia di salone, cambia la tua fiche nei confronti della cliente e quindi automaticamente non dobbiamo, a volte ci si spaventa di dire ma se faccio questo cambiamento perdo la mia cliente. Cioè tante volte si danno delle risposte che non sono quelle corrette, insomma sono le nostre paure che ci portiamo dentro. Quindi è un po' abbandonare, allontanare queste paure e non avere paura di uscire dalla propria sfera di comfort. Sicuramente è più facile fare bene quello che già so fare che fare Sì. una cosa nuova che non so fare. Quindi non dobbiamo essere innovativi. In questo momento il segreto è essere innovativi, ma non nel nostro lavoro, in qualsiasi lavoro uno svolga. Dobbiamo essere attenti perché tutto cambia velocemente. Una volta si facevano le tecniche di schiaritura e le utilizzavi per 20 anni, ok? Proprio a cuffia, cioè, facciamo un esempio. A oggi la conoscenza e i messaggi attraverso i social, attraverso internet, cioè veicolano molto, molto più velocemente. E quindi vuol dire che non posso fare dei piccoli cambiamenti, devo essere innovativo in continuazione. E quindi Esatto. il segreto che io dico a tutti i colleghi cui parlo e che seguo sempre in aula, essere veramente innovativi. Questa è la cosa che spieghiamo anche ai corsi dei ragazzi che iniziano a fare i 6 mesi, è una delle prime cose che insegniamo. Essere innovativi è importante perché io oggi magari sono in un'aula e ti sto insegnando questa cosa che è giusta oggi, ma fra 3 mesi, fra 6 mesi sarà già cambiata e abbiamo già avuto la necessità di trasformarla nuovamente. Allora, Ernesto, parlaci un pochettino, ok, siamo andato da come ti sei iniziato, come sei sviluppato da un salone piccolo a un salone più grande, di arrivare anche a 25 lavoranti con le persone che ci aiutano con la gestione, eccetera, all'interno del salone, e come essere innovativo. Che uno deve diventare e continuare di essere innovativo. Cosa sono un po' di innovazioni secondo te che sono indispensabili per lo salone di oggi verso il cliente? Allora, l'innovazione è allora, le tecniche che vengono utilizzate, quindi all'interno del salone, quella è un'innovazione. Ad esempio, un'innovazione che noi stiamo utilizzando tantissimo e che dà un riscontro enorme, immenso, è quello che dicevo prima della tricologia trattata con una tecnologia che ad esempio è la fotobiomodulazione. Questo è un trattamento che abbiamo inserito noi all'interno della nostra struttura. Il welcome della cliente, cioè la cliente, il welcome è una cosa fondamentale ed è importante come facciamo stare la nostra cliente all'interno della nostra struttura. Cioè Nella lei. parte intervista, no? La parte di colloquio con il cliente, avete qualche cosa speciale o particolare che mette in azione? Non ho sentito cosa hai detto, ti chiedo scusa. Ok, quando la parte di accoglienza, no? Dal cliente, ma quando c'è il momento del colloquio, dell'intervista al cliente, cioè avete qualche.
qualche suggerimento lì, perché per me è sempre, sempre più importante questo Sì, allora, momento. il cliente, in base poi al tipo di consulenza che prenota, che deve fare, c'è un welcome dove, gli si offre, una tisana. È importante dover offrire, comunque sia dell'acqua, della tisana, cioè quello che necessita, a lei in quel momento. È importante anche in base al tipo di consulenza che lei ha prenotato, fargliela appartata. Noi lavoriamo all'interno di cabine, quindi soprattutto se poi hanno una problematica, no, un'anomalia, non è bello che faccia che la cliente a fianco possa sentire i suoi discorsi, magari le sue confidenze, perché noi oltre ad essere artisti, cioè, siamo anche comunque sia, delle persone che ascoltano le cliente. Bravo. Che ascolta, perché la cosa di ascoltare è importantissima, è fondamentale ascoltare. Tutto. È quello che tante volte, quello che ad esempio spieghiamo anche ai nostri ragazzi, quando una cliente ti sta spiegando qualcosa, mai completare la sua frase, mai dargli già le risposte, ma lasciala prima finire e ascoltala fino alla fine. Le risposte verranno da sole, sarà ancora più semplice potergliele dare. In 2018 c'era un grandissimo sondaggio mondiale per il campo della bellezza professionale, per cui servizi, parrucchieri, truccatori, estetisti verso consumatrice finale. E il numero uno elemento che è venuto fuori della scontentezza del cliente finale era di sentirsi non compreso, per cui il suo sentirsi non compreso ha fatto che sì, una serie di servizi sono stati rese non adeguato a quello che si aspettava, perché della parte iniziale, la parte del colloquio, come hai detto tu, non ci è stato compresa, per cui ascoltata con attenzione, per interpretare al meglio le sue bisogni, il suo stato di anima in quel momento, per poi personalizzare i servizi adeguati alla comprensione di questa persona. Per cui numero uno della scontentezza del cliente finale, e questo è il 78% delle donne, 78%. Proprio il numero uno che è venuto fuori da questo sondaggio è di sentirsi non compreso. È fondamentale. Oltre all'ascoltare, essere attenti, anche una cliente che viene da sempre. Bravo, anche lì. Ti racconto un piccolo aneddoto che mi è capitato da poco. Una cliente Fantastico. Ora io gli dico un aneddoto, sì, un fatto accaduto che è accaduto recentemente. È questa cliente che passa, mi saluta velocemente, gli do un bacio sulla guancia e gli dico: "Ah, ma hai cambiato profumo." Può essere una fesseria, può sembrare una cavolata, ma questa cliente ha iniziato a commuoversi e ho detto qualcosa di sbagliato. E lei mi guarda con questi occhi sgranati e fa: "No, è che non se ne è accorto neanche il mio marito che ho cambiato il profumo." Quindi, quanto è importante, per la donna che viene a curarsi, a farsi bella, ma quando trova proprio un posto dove lei si sente veramente coccolata e si sente importante. Noi quando siamo felici? Quando ci fanno sentire importanti. E Esatto, quindi esatto. è quello che fa veramente la differenza. Sì. La coscienza e le farsi sentire importanti è una delle cose veramente indispensabili. Logicamente non bisogna mai trascurare comunque sia la preparazione professionale, perché quella è fondamentale. Assolutamente, perché come Tutte dicono, cose che viaggiano allineate. salverà il mondo. Salverà il mondo la bellezza. No? Per cui dobbiamo essere preparati perché siamo su questa terra per aiutare il prossimo, per rendere meglio la società, per rendere il mondo più bello, per dare luce nella vita degli altri, e possiamo farlo se riusciamo a comprendere e riusciamo a operare con le novità e operare in seguendo le esigenze della consumatrice. Per cui è un ruolo importantissimo il nostro ruolo. Io dico sempre che quello che facciamo è che noi aiutiamo le persone nel ritrovare la loro autostima, nel risentirsi bene con se stesse, nel piacere di più agli altri, nel togliere dove hanno delle anomalie, o quelle donne che non hanno capelli che glieli rimettiamo, cioè facciamo delle cose che sono veramente grandiose. Cioè, poi il nostro lavoro spazia veramente a 360
360 gradi perché puoi curare i capelli, aggiungi i capelli per chi non li ha, fai del make-up correttivo per chi li ha e gli spieghi come valorizzare il loro viso, i loro lineamenti. Facciamo veramente tanto, facciamo tanto, facciamo delle cose grandiose e magnifiche, ma quello che è importante è che noi aiutiamo veramente le persone, perché è quello che noi facciamo. È tutto perché noi possiamo finire ogni giornata con questa sicurezza dentro di noi che stiamo facendo qualcosa per rendere il mondo un po' migliore, giusto? Assolutamente sì, sono pienamente d'accordo, Thomas. Allora, per questo, per essere veramente innovativi, per essere all'avanguardia, avete anche creato un'academy pazzesco, no? Sono un palinsesto di corsi, di contenuti veramente a livello internazionale, Ernesto. Allora, condividi un po' con noi questo Academy. Mi devi anche invitare una volta a parlare per fare un corso, mi farebbe troppo piacere, sarebbe troppo bello. Guarda, assolutamente sì, guarda. Allora, la formazione che noi diamo è veramente completa perché seguiamo il ragazzo giovane che quindi non ha esperienza e quindi da zero e quindi inizia a fare questo, a intraprendere questo lavoro ed è sempre la strada quella che io reputo più complicata perché arrivano che hanno già un'ambizione nel seguire questa strada, ma bisogna farli innamorare follemente di quello che è questo lavoro. Ed è una cosa che è la prima cosa da fare. Seguiamo poi tutti i corsi anche per chi ha già i saloni, quindi i master, per chi fa corsi di taglio avanzato, corsi di taglio base, per chi magari ha già fatto un percorso formativo di apprendistato e quindi vuole aprire il salone, quindi vuole iniziare il percorso del taglio, colore dal base a tutte le tecniche avanzate di tutte le varie schiariture. Uno dei corsi bellissimi che abbiamo fatto questi due ultimi due weekend, che è stato un successone, è stato un corso. Ti racconto questo corso per farti capire la visione che abbiamo nel. È stato fatto un corso di wedding lui e lei, che il wedding solitamente viene fatto. Dove ti spiegano come fare le acconciature da sposa. Cioè, giusto, giusto. Lui è. Mentre poi il nostro corso è stato formulato diversamente, dove la prima giornata è stata creata proprio all'interno dell'aula un angolo come se fosse l'angolo del salone, quindi di una cabina con tanto di frutta, con tanto di bevande, con tanto dove si dava questo effetto di atmosfera per dare questa. Noi stiamo per raccontare una favola a questa cliente che arriva, stiamo per farla sognare, quindi come fare una consulenza, quindi la comunicazione di come fare una consulenza con la sposa e lo sposo. Poi parlo di sposa e sposo, ma Thomas, tu l'hai mai vista una sposa single? No, E quindi perché non prenderci cura anche dello sposo? ovvio. E quindi questo è uno degli argomenti che abbiamo trattato, lo sposo trattato dalla parte capelli alla parte make-up, perché tutti gli uomini quando fanno anche i modelli, che fanno un servizio fotografico, viene fotografato e quindi c'è una base make-up per togliere tutte quelle che sono le ipercromie cutanee. È proprio di quelle che sono uscite la notte prima. E quindi questo corso qua si è svolto dove abbiamo parlato di come si fa una consulenza, quali sono gli argomenti da evitare, perché tante volte si fa l'errore nel fare la consulenza che magari purtroppo la cliente chiama perché è di corsa, pensa che sia una cosa molto veloce, chiama telefonicamente, no? Mi dici quanto costa il servizio? No, telefonicamente certe informazioni non vanno date perché io ti devo raccontare qual è la differenza del mio servizio che ti do? E quindi quali sono le cose da fare, quelle da non fare, le parole da usare, quelle da non utilizzare. E poi è stata fatta tutta una base di make-up, perché viene fatto proprio un corso di make-up sposa. Dopodiché, come si fanno anche i tiranti, come ringiovanire, perché la sposa non è più. Le spose di oggi non hanno più 20 anni, oramai le spose di Bravo, oggi hanno 35-40 anni. Quindi hanno certo. magari la nasogeniale che inizia a essere pronunciata, la glabella, quindi magari c'è da liftare leggermente, quindi come montare dei tiranti insieme al make-up. Quindi questo è quello che per me prevede un corso di wedding.
E al di là di quello che assolutamente deve essere dato. Dopodiché, fatte le basi di make-up, c'è tutta una parte dove abbiamo seguito la parte capelli, che però per noi chi fa la parte wedding avrà già fatto un percorso di intrecci e raccolti dal base all'avanzato, perché si fanno vedere solo le tendenze del momento. La sposa in questo momento vuole essere molto naturale. Dopodiché c'è stata l'evoluzione per far vedere, ad esempio, dove ci si trova di fronte che magari c'è la sposa che vuole tirare i suoi capelli e ha le orecchie a sventola, come togliere e eliminare le orecchie a sventola. Quindi si sono toccati tutti questi punti che non è il classico wedding dove ti faccio vedere due acconciature, ma è una visione completa da ti inizio, ti preparo il percorso e mi curo di te e lui. Ma qui stai dicendo quello che è giustissimo, perché la moda matrimonio, la moda acconciatura, la moda del look anche delle due, dello sposo e della sposa in sintonia, creare proprio è una produzione vera e propria, è come fare un servizio fotografico, un film, tutto deve essere proprio coordinato al più minimo dettaglio, non solo di lei, ma di Io loro. dico sempre che sono i piccoli dettagli che fanno le grandi differenze. Quindi sono quelli. Esatto. E purtroppo ancora oggi ci sono tanti corsi di acconciatura sposa dove sì, bellissimo, bellissimo Ernesto, c'è acconciature bellissimi, ma sono di 10, 20, 30 anni fa, non sono le cose coerenti, è importantissimo essere coerente Ma non solo questo, Thomas. aggiornato. Ma non è solo questo, è che le acconciature ai parrucchieri le abbiamo già fatte vedere, ma il parrucchiere in questo momento ha bisogno di strumenti di come comunicare con il cliente e quali sono gli strumenti efficaci per concludere un servizio, che quindi parte dalla comunicazione, perché è vero sì che ti devo fare l'acconciatura, ma se prima non sono addestrato nel prendere questo servizio, nel comunicarlo in modo corretto, io magari sono tanto bravo a fare un'acconciatura, ma se non lo so comunicare, rischio di perdere un servizio. Sì, comunicare e ascoltare. Ascoltare per capire e vedere, capire styling, la parte styling. Anche tanti stilisti che noi guardiamo ogni tanto, sai, questi programmi televisivi dove ci sono dei giovani stilisti emergenti di moda e a volte magari fanno un abito meraviglioso, ma quando c'è il momento dello styling per la passerella, per mettere in mostra il loro lavoro, cade. Per cui non è solo la concettura in sé, ma come dici tu, Ernesto, è tutto quello che ci devi sapere oggi. Sì, è veramente fondamentale. È stato bellissimo perché il far capire a questi colleghi come le volumetrie delle ombreggiature, delle controombreggiature, come cambiano e enfatizzano un viso e lo possono trasformare, quindi rendere la persona autentica nel suo abito più bello. E questo è stato un corso che loro ancora ieri sera non finivano più di ringraziarmi, ma io ringrazio loro per la gioia che mi hanno dato, per l'entusiasmo che mi hanno trasmesso. È veramente stato fantastico. Ah, io non vedo l'ora di partecipare anch'io a un corso, Ernesto, da voi, che sicuramente ho tanto da imparare da voi nella vostra Academy, super top. Un altro corso che facciamo bello, che ad esempio mentre facevamo il wedding abbiamo svolto un corso di taglio base. Per noi la visione del taglio base, siccome utilizziamo delle tecniche di texture sui capelli, quindi è un taglio base ma con una visione avanzata. Una visione avanzata perché ci sono i concetti base che sono quelli fondamentali, importanti, che devono essere radicati nella filosofia di un acconciatore, ma inseriamo già le prime tecniche avanzate di come lavorare con le forbici, quali sono le texture, come possono modificare già e cambiare queste tecniche di base. In modo che quando poi fanno un corso di taglio avanzato, sempre con la nostra filosofia, loro riescono ad andare veramente molto più velocemente e avere una comprensione maggiore già di quello che è la filosofia del taglio che comunica all'interno dei capelli, che è una cosa che anche quella è un passo un pochino più avanti. Sì, bellissimo,
Non finisce solo con la parte geometrica di base, ma anche come entrare, personalizzare, dare struttura all'interno. Quindi il come lavorare i capelli, che tante volte quando vedono fare questi slicing, questi slicat, cioè, inseriamo già nel base, perché sono fondamentali, Eh sono. sì, perché lo vedo spesso anch'io e capisco quando uno sta facendo il texturizing, il slide cutting e tutto, quando sanno quello che stanno facendo e perché lo stanno facendo. Si capisce subito se uno lo fa con intenzione o uno lo fa per scena o spettacolo. Ogni azione determina una reazione, quindi ogni movimento che io compio mi deve dare un risultato, ma io devo fare questo movimento sapendo qual è il risultato che voglio ottenere. È fondamentale, è quello che ci determina. E oltretutto, è come dire, se io ho la conoscenza, oltre a migliorare il servizio che faccio, miglioro anche le tempistiche, perché un conto è iniziare un taglio e non sapere dove voglio andare. Quindi ci metto magari un'ora a fare un taglio, ma se io ho le tecniche giuste e so e ho la padronanza di utilizzarle nel modo corretto, riesco a fare un taglio veramente in un tempo veramente minimo. Meglio, perché è Esatto. quello che fa la differenza. Perché il tempo è sempre più importante, gestione del tempo, no, Ernesto, all'interno del salone, non solo perché i clienti hanno meno tempo, ma l'attività deve essere sostenibile. Ma anche perché diciamo che c'è il nostro grande socio, io dico sempre il socio Stato, che oramai ci controlla le tempistiche. Quindi, cioè, se domani dovessimo iniziare a lavorare dove per fare un taglio ci mettiamo un'ora e mezza, per fare una piega ce ne mettiamo due e per fare un colore ce ne mettiamo quattro, daglielo a spiegare che tu in quella giornata hai passato solo una persona. Non funziona così. Non più. Allora, dove ti trovi? Come possiamo trovarti online? Poi come possiamo avere più informazioni per l'Academy e se vogliamo andare a trovarvi a Torino? Allora, per l'Academy potete andare sul nostro sito, Ernesto Giampino, Academy, quindi è facile da poter trovare, potete prendere visione di tutto quello che sono i nostri corsi. C'è poi il numero, perché c'è un responsabile commerciale che si occupa per dare tutte le spiegazioni inerenti alle varie tipologie di corsi. Per chi arriva da fuori, perché lavoriamo anche con tanti colleghi che arrivano anche da fuori Piemonte e arrivano da lontano, quindi organizziamo direttamente noi tutto quello che sono i transfert, quindi l'albergo, abbiamo delle convenzioni con gli alberghi, dei B&B, quindi c'è la possibilità di poter organizzare con il giusto preavviso al momento della prenotazione anche chi arriva da fuori. E quindi non c'è altro che venire e scoprirci. Sì, esatto. Poi sempre Ernesto Giampino su Instagram, su Facebook, giusto? Allora, sì, allora, sulla parte dell'Accademia abbiamo il www.giampinoacademy.it, che è quello il nostro sito ufficiale. Poi abbiamo anche Ernesto Giampino, che è la parte del salone, dove c'è un sito che spiega nel minimo dettaglio anche tutto quello che è il mondo della tricologia. Anzi, Thomas, ti consiglio di andarlo a vedere, perché mi dirai poi come è strutturato questo sito, quante risposte dà già a persone che vogliono capire e riconoscere già delle loro anomalie, perché è molto ben spiegato ed è curatissimo nella parte della tecnologia. Fantastico. Siamo presenti su Instagram, quindi con Ernesto.Giampino siamo su Instagram, quindi ci possono seguire. Tutto quello che facciamo, io non so se tu hai seguito la nostra pagina, ma tutte le immagini, quindi i book che prepariamo, abbiamo book, perché il book con delle immagini è uno strumento di lavoro, perché al momento che io ascolto la cliente, ho la possibilità che, prendendo in mano delle giuste e corrette immagini, riesco ad avere la certezza che quello che mi ha comunicato è corretto e fargli capire già quello che può essere il risultato finale. Quindi un book dove nel book li curo io personalmente, quindi dove parliamo, quando vediamo una foto è come leggerla, no? È come vedere la parte make-up, la parte taglio, la parte styling, la parte colore, e quindi in una foto abbiamo possibilità di argomentare veramente tutto quello che noi svolgiamo, perché la curiamo in totale.
Allora, di assemblaggio di questo book, come avete fatto? Cosa avete usato? Guarda, te lo sfoglio leggermente subito, facciamo i booking perché Assolutely. vedi, sono questi. Ogni collezione è all'interno raccolta con tutto quello che è il mondo capelli, colore, outfit, abbigliamento, raccolta, c'è veramente di tutto. 100% curato da voi. Sì, tutto curato da noi questo. Quindi abbiamo all'interno della nostra accademia abbiamo una parte che è dedicata alla parte foto, quindi facciamo proprio abbiamo dei set montati per fare servizi fotografici e video, perché tutti i tutorial li realizziamo direttamente noi in struttura in accademia, sia foto che video. Quindi tutto il materiale didattico lo prepariamo noi direttamente. Fantastico, wow, fantastico, È super. un lavoro grande, ma lo prepari direttamente già conoscendo, a differenza, quello che faccio è che non faccio altro che traghettare, trasferire delle informazioni di quello che io vivo tutti i giorni, perché io il negozio, il salone lo vivo tutti i giorni. Mi piace Certo, devi piacerlo, perché attraverso il piacere, la gioia che questa cosa che ti dà, ottieni successo, perché non può fare diversamente. Se non stai bene e se non vivi veramente con gioia e con felicità quello che stai facendo, come puoi ottenere successo? Perché gioia avvieni da dare e creare bellezza e poi. Ernesto, sei esagerato, caro. Sei andato oltre le confine. Super top. Non vedo l'ora di venire a trovarmi a Torino. assolutamente sì. Guarda, pensa che ho fatto un video di tempo fa, Underwater, dove abbiamo simulato una cliente che desidera avere i capelli tagliati e realizzati sott'acqua. E quindi abbiamo realizzato questo video del parrucchiere sott'acqua. Ma la morale, il senso logico di questo video l'ho voluto fare proprio perché nelle aule, quando si lavora con i colleghi, come ti dicevo già prima, c'è sempre il giustificare: nel mio salone non si può fare, nella mia zona non è possibile, con la mia clientela non si può. C'è sempre questo timore di uscire da questa sfera di comfort, quindi dare delle giustificazioni nel aver timore di porre questi cambiamenti. E quindi ho realizzato questo video proprio per dare questa morale di dire: tutto è possibile, cioè non ci sono limiti. Gli unici limiti che non possiamo fare sono quelli che ci poniamo noi stessi. Bravo Ernesto, bravo Ernesto, perché dobbiamo superare le paure, dobbiamo superare le incezze, dobbiamo buttarsi sempre con la formazione e con le conoscenze, consapevolezze. Super top, grazie. Oggi è stato super wow per me, molto più di quello che io avevo ricercato, di aver seguito online, eccetera, ma questa intervista mi ha illuminato veramente tanto oggi. Sono veramente felice di aver condiviso con i nostri colleghi le tue esperienze e la tua energia, motivazione. Mi sento super carico, voglio andare a comprare e spendere soldi. È che mi piace quello che faccio, Thomas, è quello. E comunque io ringrazio voi, vi ringrazio davvero tanto perché il poter condividere i propri pensieri, le proprie filosofie, il proprio credo con voi e l'opportunità di poterlo condividere poi con tanti altri colleghi, grazie. Ah, grazie a te, Ernesto. Allora, tu stai per anche fare una puntata, giusto? Una presenza online fisso? Questo è vero o solo sento di uccellini? Che cosa? Ah, questo è verissimo. Si può annunciare? Sì, iniziamo martedì prossimo, iniziamo. Quindi prossima settimana. Anzi, E però chi il 28 mi dicono, guarda, il 28, perché allora, la ora? Ok. questione è che, guarda, me l'hanno anche scritto perché mi scrivono cosa deve. Il 28 iniziamo con i primi argomenti da andare a toccare. Gli argomenti non te li posso dire, li vedremo strada facendo. Allora, il martedì 28, che ora è la vostra puntata? All'una, ore 13. Ora 13? Ah. Ah.
Non è Interessante. che sei impegnato alle 13. Sì. Eh no. Allora, chiederemo di cambiare orario? Sì, perché a fianco uno, fianco l'altro, uno prima dopo l'altro, fantastico, ma uno sopra l'altro, no, siamo appena conosciuti, veramente. Assolutamente. Fantastico, 28 martedì, Ernesto Giampino comincia le sue puntate su Parrocchierando, ci saremo anche noi. Alle 12 comunicano comunque. Alle 12, ecco Sì. Parrocchierando, alle 12, Ernesto, noi Ah. alle 13. Sarà un martedì pieno di informazioni, di contenuti qui su Parrocchierando. Ernesto, sarò più che onorato di essere a fianco a te ogni martedì su Parrocchierando. Siamo top. Give me five. All Yeah. Ciao Ernesto. right. E ciao a Grazie voi mille, un Parrocchierando. abbraccio, ciao, ciao, un bacio a tutti i colleghi, ciao. Super.